Ricordare quei 3 mesi da quando le nostre mani sono state strappate una all'altra, lui fosse diventato fantasma di se stesso, l'uomo che non era riuscito a salvare, dilaniato dagli affetti, né la sua adorata principessa, che in quel momento era operaia schiava, né i suoi adorati genitori, che furono nel maggio, quando lui era già morto, deportati e uccisi. E di questa tiepida casa oggi resta questa pietra, siccome non c'è tomba per ricordare Alberto, non c'è tomba per ricordare tutti gli altri 896 cittadini milanesi di religione ebraica, almeno con grande ritardo ci saranno queste piccole pietre. Speriamo non debbano essere contestate da nessuno, visto che sono di inciampo.